E con il sorriso Papa Luciani è riuscito a trasmettere la bontà del Signore. È bella una chiesa con il volto lieto, il volto sereno, il volto sorridente, una chiesa che non chiude mai le porte, che non insaprisce i cuori, che non si lamenta e non cova risentimento, non è arrabbiata, una chiesa non arrabbiata. Non è insofferente, non si presenta in modo accigno, non soffre di nostalgie del passato, cadendo nell'indietrismo. Preghiamo questo nostro Padre e Fratello, chiediamo che ci ottenga il sorriso dell'anima, quello trasparente, quello che non inganna, il sorriso dell'anima. Chiediamo con le sue parole quello che lui stesso era solito domandare e diceva così: Signore, prendimi come sono, con i miei difetti, con le mie mancanze, ma fammi diventare come tu mi desideri.